Alabado sea Jesucristo. Ringrazio tutti voi della vostra presenza. È un momento molto bello questo che abbiamo detto, perché ci sono sacerdoti e sole consacrate. E questo è sempre un motivo di grande speranza per la missione che la Santa Vergine mi ha affidato. Io dico sempre che è una missione proibitiva, umanamente impossibile. Dall'altra parte sono troppo forti. C'è un potere mondiale. Hai un potere mondiale. Bergoglio è la punta dell'iceberg. Di una sinagoga satanica. Una sinagoga satanica che fa molto sul serio. Che hace, toma lui seriamente. Loro hanno di mira e io sto di vista il mondo dell'anticristo. Il mondo dell'anticristo. Devono realizzare il disegno di Satana. Devono realizzare lo piano di Satana. Sono molto forti. Sono molto forti. Sono alleati tra di loro. Sono alleati entre loro. E quando quindi la Madonna mi ha mandato, quando la Virgine mi mandò, io ho detto: ma sei sicura? Sta sicura? Certo che sì. Certo che sì. Perché Dio agisce così. Perché Dio si attua così. Vuole umiliare i suoi nemici. Quiere humillar sus enemigos. Con i piccoli. Con los pequeños. Con gli umili. Con los humildes. Con gli ultimi. Con los últimos. Perché i potenti di questo mondo, perché i potenti di questo mondo non possono nulla contro Dio, non puede nada contro Dios. Dio li lascia agire, Dio li deja actuar, perché si realizzi il suo disegno, para que se realice su non il loro plan, non de Dios. Dio permette ai potenti di questo mondo, di realizzare un progetto che loro pensano sia il loro, in realtà è il progetto di Dio, perché tutto è scritto. Quando io ho iniziato questa missione, mi era stato detto, se mi dijo, dal cielo, del cielo, che sarei andato in giro per il mondo, che tenia che ir per il mondo. Quando ero un povero piccolo prete di Palermo, un povero piccolo sacerdote di Palermo. Oggi questa profezia di qualche anno fa, si sta realizzando. E io sono molto contento. Io sto molto contento che il cielo porta avanti, il cielo lleva adelante il suo progetto, il suo progetto, e che deve darci conforto, che non deve dar confortamento. Sì. In Italia, in questo momento, in questo momento c'è un momento di grande paura. Hai un momento di gran miedo a causa della pandemia, a causa della situazione della Chiesa, a causa della situazione dell'Iglesia. E il governo impone la vaccinazione. Il governo ha imposto la vaccinazione. Ma un'imposizione della vaccinazione, almeno in Italia, va contro la legge. Nel senso che ognuno deve essere libero di scegliere. Invece stanno già nascendo le ghettizzazioni. Tu non sei vaccinato, se tu non, stai non puoi entrare negli hotel, non puoi viaggiare, non puoi prendere il treno, non puoi andare al ristorante, non puoi andare al cinema. Io credo che è sempre più chiaramente, che sì, chiaramente questa faccenda del coronavirus, questa cosa del coronavirus che c'è, che hai, è inutile negarlo, tuttavia serve. Sirve al loro progetto, al suo progetto. Ma oggi io sono qui a dire a voi, però di Medellín, e anche ai figlioli che mi seguono dall'Italia, la paura viene quando non si ha fede. Llega quando non si tiene fede. Ora più che mai, ora más que nada, mentre si articola il disegno, il progetto. Della falsa chiesa, che è quella dell'anticristo, al cui servizio staranno tutti i potenti della terra. Questo è il momento della fede. Questo è il momento della fede ferma, della fermezza, del coraggio, non della paura, non del miedo. Gesù ci ha detto: non abbiate paura. Io sono con voi. Io sto con voi. Si sta realizzando non il progetto,
dei potenti del mondo, come sembra, si sta realizzando il progetto di Dio che è scritto nell'Apocalisse. Io oggi ho portato qui per voi il mio libro, tradotto in spagnolo, Pedro dove sta, ringrazio sempre le due nostre collaboratrici latinoamericane Carmen e Susana, che hanno fatto la traduzione, gratuitamente. E, però questo libro, che spiega perché Benedetto XVI è il vero Papa, è oggi superato per me dal libro che ho scritto sull'Apocalisse, e spero che verrà tradotto in spagnolo, che vorrei farvi conoscere. Magari torno nei prossimi mesi per altro libro, vuoi pregare per me? Per altro libro. Ecco. In questo libro, io dico che stiamo vivendo l'Apocalisse. Stiamo vivendo l'Apocalisse. E oggi in modo particolare, in questo momento, voglio parlarvi di quello che è l'antagonismo per eccellenza. Lo scontro, l'enfrentamento, il duello, quello che Dio stesso ha stabilito, che Dio stabilisce. Non è che possiamo fare i pacifisti, no, perché possiamo essere pacifisti con la fede, non è che possiamo essere buonisti, possiamo essere quelli, tutto va bene, che tutto sta bene, Dio perdona tutti, Dio perdona tutto, l'inferno non esiste, l'inferno non esiste, siamo uomini nuovi, siamo uomini nuovi. Questo lo pensano, i bergogliani, che sono tutti, tra l'altro, tra le altre cose, eredi della teologia della liberazione. Eredero della teologia della liberazione. Io non so se siete d'accordo con me. Non so se siete d'accordo con me. Per quanti conoscete la teologia della liberazione? La teologia della liberazione. Ma trovo che non sia casuale. Che non sia casuale. Che oggi sia la festa di Santa Marta. La festa di Santa Marta. Perché a Medellin. C'è stato un incontro importante dei vescovi dell'America Latina. Molto importante dell'America Latina. Con cui è stata rilanciata. Con il quale fu rilanciata. La teologia della liberazione. Nonostante Giovanni Paolo II, ha fatto di tutto per impedirlo, la teologia della liberazione ha trasformato il Vangelo, nel capitale di Marx. Ha trasformato la fede in un esclusivo impegno sociale. Allora oggi Gesù rimprovera questa teologia. Marta, tu ti preoccupi di troppe cose. Tu ti preoccupi di molte cose. È il rimprovero di Cristo alla teologia della liberazione. A questo cristianesimo cattolicesimo romano, che con questa continua, ossessiva richiesta di aiuto ai poveri, di impegno sociale, l'impegno del politico ha svuotato le chiese, e abbiamo un esodo dei cattolici latinoamericani verso le sette pentecostali, dove si parla di Gesù, dove si legge e si parla del Vangelo, e dove si prega lo Spirito Santo. Questo è drammatico. Perché le teologie della liberazione, che purtroppo ancora oggi vengono insegnate nelle facoltà teologiche, ai seminaristi, hanno creato un deserto. Allora Gesù oggi dice la verità: Maria si è scelta la parte migliore. Dice il teologo von Balthasar: questa parte migliore è l'essenza stessa della Chiesa. La Chiesa non è ciò che fa, ma la Chiesa è la sposa di Cristo che sta ai piedi del Signore. C'è un nuovo vocabolario che dobbiamo recuperare. E quello che Benedetto XVI ha detto nei giorni scorsi: preghiera, riparazione, contemplazione, amore eucaristico, amore all'Eucaristia, devozione mariana, spiritualità. Io ho detto a Bucaramanga che Benedetto XVI certamente non ascolta le mie prediche,
sono in predicazione. Però sembra che ci sia con Don Pareto la sintonia perfetta. Don Intero la sintonia perfetta. Perché nei giorni scorsi è tornato a parlare. E regresò a parlare. Aveva detto? Aveva detto? Quando ha fatto finta di dimettersi. Quando ho visto che se rinunziava. Che non avrebbe più detto nulla. Che non aveva, non veiva nada. Che si sarebbe ritirato. Che si iva a ritirare. E invece ha parlato di continuo. E invece continua a parlare. Ogni volta che interviene. Cada vez que interviene. Bergoglio. Bergoglio. E la falsa chiesa. La falsa iglesia. Trema. Tiembla. Molto. Mucho. Perché? Perché? Benedetto XVI. Benedetto XVI. È il Papa. È il Papa. È Pietro. Pedro. È il vicario di Cristo. È il vicario di Cristo. Una sola sua sillaba, una solo su una sillaba distrugge anni di, distrugge anni di attività vergogliana. L'attività vergogliana. Tre o quattro giorni fa, o quattro giorni fa, in un'importante rivista tedesca, un'importante rivista, rivista alemana, Benedetto XVI ha detto, quasi come, quasi come mandate le cose che io sto dicendo a voi, come le cose che io sto dicendo, e che da 4-5 anni dico in Italia. Da 4-5 anni dico in Italia. Ha detto così Benedetto XVI. Dico sì. Questo esodo, dalla fede, della fede, non terminerà, non terminerà finché, hasta che, non si torna, non si regressa al cuore, al corazón, e allo spirito, anche allo spirito. Ecco, ma Gesù che oggi dice a Marta, Gesù dice non ti affannare. Questo vale anche per la nostra vita. Questo da me vale per la nostra vita. Siamo molto preoccupati delle cose terrene. Stavo molto preoccupato. E abbiamo perso di vista il cielo. Abbiamo perduto di vista il cielo. Siamo fatti per Dio. Stiamo hechos para Dios. Abbiamo da salvare l'anima. Teniamo che salvare l'anima. Ieri sera, la tarde. Nel pomeriggio a dire. Sì, la tarde, sì, la verità. Passeggiando per la cattedrale di Medellín. Con la cattedrale di Medellín. Io non tocco mai il segno. Io non tengo mai il segno. E un giovane, un giovane, Val Collante, che stava nella Plaza Botero, mi ha visto, mi vio, e mi è venuto dietro, y me vino detrás, e mi ha detto, y me dijo, padre, padre, prega per me, ruega por mí. Satana, Satanás, mi tiene schiavo con la droga, mi tiene schiavo con la droga. E io ho detto a me stesso, io mi dico a me mismo, lui, él, ha più chiarezza delle cose, tiene más claridad de las cosas, di tutti i preti, de todos los sacerdotes, e le sole messe insieme, de las consagradas juntas. Perché oggi, porque hoy, Satana, Satanás, è all'opera, está en la obra, ha costruito, ha construido un progetto di vita, un proyecto de come vita, la torre di Babele, como la torre di Babele, senza Dio, sin Dios, con le nostre forze, con nuestras fuerzas. A Bucaramanga, Bucaramanga, che mi è piaciuta molto, che mi gustó mucho, ho trovato il più grande commerciale che abbia mai visto. Che aveva visto. Quattro piani. Quattro pisi. Non so se l'avete anche qui a vedere. Quattro piani. Quattro pisi. Un centro commerciale immenso. Centro commerciale immenso. Accanto all'hotel. Accanto all'hotel. E ho pensato. E pensavo. Oggi si costruiscono queste strutture. Oggi si costruiscono queste strutture. Sono il segno. Sono il segnale. Della visione umanitaria, della religione. Della visione umanitaria, della religione. Il vitello d'oro. Il vitello d'oro. Il tono d'oro. Perché ormai. Perché la società. La società. È una società senza Dio. È una società. E ora siamo tutti affannati. Entonces, preoccupati. Corriamo di continuo. Corriamo continuamente. Cerchiamo sempre di profitto nella vita. Staccare un provecho nella vita. Non è che questo è sbagliato. Non è che è equivocato a sì mismo. Gesù non è cedevale. Gesù non c'è Guevara e non è Marx. Non è Marx. Gesù è figlio di Dio. Gesù è figlio di Dio. È amico dei poveri. Amico dei poveri. È anche amico dei ricchi. Amico dei ricchi. Ma Gesù non interessa la posizione sociale. Non interessa la posizione sociale. Come non deve interessare a noi. Come non deve interessare a noi. A Gesù interessa l'anima. Gesù interessa l'anima. Io ho figli spirituali milionari. Anche dei figli spirituali milionari. E figli spirituali senza soldi. Senza soldi. E figli spirituali senza soldi. Dinero. Ma l'anima hanno quelli e l'anima tiene aquellos, e l'anima hanno quegli altri e l'anima tiene los otros. In paradiso devono andare quelli e nel paradiso tiene che ir aquellos e in paradiso quegli altri e nel paradiso l'inganno più grosso il danno della teologia e della teologia della liberazione, la teologia della liberazione è stato quello che adesso dico, ha sido lo che in questo momento le dico. Marx Marx aveva detto, aveva detto
I cristiani credono nel paradiso, in el paraíso, dopo questa vita, después de esta vida. È una droga, es una droga per tenere i ricchi, para tener los padroni dei poveri, i padroni dei poveri, i padroni dei poveri. Ora la teologia della liberazione, in particolare Gutiérrez, che è il fondatore, uno dei fondatori, della teologia della liberazione, ma Bergoglio sta lì dietro. Però Bergoglio sta dietro. Dicono, dice, il paradiso non esiste. Il paradiso non esiste. L'anima, l'alma, è un concetto della filosofia greca. Ha ragione Marx. Tiene razón Marx. Noi dobbiamo parlare del paradiso. Pensate che formula diabolica. Ma questo paradiso, lo dobbiamo costruire sulla terra. Lo tenemos que construir aquí en la tierra. Lottando, luchando, revoluzione in Nicaragua, in Guatemala, El Salvador, preti, sacerdoti che hanno lasciato il sacerdozio per entrare in politica, in favore di questo disegno, di questa utopia, marxista, il paradiso sulla terra, il paradiso nella terra. È stato il più grande equivocazione del Novecento. Perché Gesù Cristo, non è venuto sulla terra, per riscattarci dai mali sociali. Non è prima di tutto liberatore. In primo luogo liberatore. Come dice Benedetto XVI nel libro Gesù di Nazareth, quando nasce a Betlemme, e l'angelo, come si legge nel Vangelo di Luca, dice ai pastori, dice ai pastori, andate a Betlemme, oggi vi è nato il Salvatore. Gesù Cristo è il Salvatore, è il Figlio di Dio. Attenzione, le teologie della liberazione che hanno pensato di tradurre il paradiso sulla terra hanno ottenuto gravi guasti, gravi danni alla fede. La prima, il primo danno, il primo guasto, la prima danno, la perdita del cielo, del cielo. Avete mai letto le vite dei santi? Io chiedo. Hanno letto la vita dei santi? Ognuno di noi sarà del cada uno dei santi, di qualche santo. Pensavano sempre al paradiso. E qualche giorno fa, credo a Bogotà, ho citato la testimonianza di Sant'Alberto Hurtado. La testimonianza di Sant'Alberto Hurtado. Un prete gesuita, cileno. Era pieno di devozione. Era un uomo santo. Aveva creato gruppi di preghiera. Mentre imperversava la teologia della liberazione. Poi dopo ha avuto un tumore al corpo. E si è messo a letto. E non ha più tutto, non ha più potuto evangelizzare. E allora i suoi figli spirituali. Lo andavano a trovare, e gli chiedevano: padre, come stai? E lui rispondeva: contento, sempre contento. E poi spiegava perché pensava al cielo. Qualunque età hai, qualche età che tengas, qualunque condizione sociale possiedi, hai dimenticato il cielo? Has olvidado el cielo? Sarai triste. Estarás triste. Affannato, preoccupato e pieno di paura. E pieno di miedo. Questo è stato il primo grande danno della teologia. Aver pensato che il paradiso non esiste. Non esiste l'eternità. Non esiste il cielo. Non si è più parlato del cielo. Non si parlò mai del cielo. E invece il cielo lo facciamo sulla terra. E questo è il secondo danno, il peccato d'orgoglio, babelico, è la riproposizione della torre di Babele. Costruiamo una torre, cioè oggi significa costruiamo un mondo pieno dei nostri sogni, ma senza Dio.
e la Zikurat in ebraico significa la lingua mesopotamica, la torre, la torre senza Dio, sin Dios. Ma senza Dio, però sin Dios, e senza Gesù Cristo, e sin Gesù Cristo l'uomo, l'hombre non ha, non tiene né pace, ni paz, né futuro, ni futuro. E l'altro grande, danno, della teologia della liberazione, la teologia della liberazione, forse il più grande, quizás il más grande, fino a prima della teologia della liberazione, antes de la teología de la liberación, che in Europa, si chiama modernismo, che si chiama modernismo, la Chiesa cattolica, ha sempre proclamato, la cosa più importante, la cosa más importante, qual è la cosa? Se ci fermo un musulmano, qual è la cosa más importante? Se non detiene un musulmano e ci chiede, in una pregunta, per te cristiano, para ti cristiano, qual è la cosa più importante? Qual è la cosa più importante? Se tu, per esempio, comincerai a dire l'Eucaristia, comincerai a dire l'Eucaristia, non ti uccide, non te mata. Se tu dici il Papa, se tu dici il Papa, non ti uccide, non te mata. E così via. E así más. Ma se tu dici la cosa più importante, però se tu dici la cosa più importante, morirai martire. Morirai martire. E qual è la cosa più importante per lui? Qual è la cosa più importante? Il dogma di fede centrale. Che Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, l'unico Salvatore del mondo. Per favore, ripetiamo insieme. Io lo voglio ripetere. Gesù Cristo è l'unico Redentore. Gesù Cristo è l'unico Salvatore de los hombres. De todos los hombres. State d'accordo? Quando si costruisce un palazzo, ci mettono tante colonne. Si costruisce tante colonne. Ma cioè quella che si chiama colonna portante, il pilastro. La colonna portante. Se cade uno degli altri si cade pilastri, la sotto, il palazzo ancora può reggere. Il palazzo tiene. Ma se cade il pilastro portante, la colonna centrale, tutto l'edificio crolla. Tutto l'edificio crolla. Ora. Ora, le teologie della liberazione, la teologia della liberazione hanno aggiunto anche quest'altro danno. Hanno aggregato altro, si chiama relativismo dogmatico. Relativismo dogmatico. Che vergogno porta avanti. Che vergogno lleva adelante. E cosa dice questo relativismo dogmatico? Che cosa dice per relativismo dogmatico? Due cose, dos cosas, che vengono solo da Satana. Che viene solo da Satana. La prima. Il primero. Gesù Cristo non è Dio. Gesù Cristo non è Dio. Guardate che davvero vergogno pensa. Mire che vergogno pensa. Non so se vi è giunta notizia, non so se vi è arrivato. Ma in Italia, per in Italia, lui ha rilasciato delle interviste. Ha dejado interviste al giornalista Eugenio Scalfari, al periodista Eugenio Scalfari di Repubblica, del Repubblica, quotidiano italiano, un periodico italiano tanto prestigioso, molto prestigioso. In questa intervista, Bergoglio, alla domanda delle giornaliste, alla pregunta del periodista, chi è per te Gesù Cristo? Chi è per te Gesù Cristo? Un grande uomo. Un gran hombre. Esta se llama. Esto se llama. Apostasía de la fe. Apostasía de la fe. Que fue profetizada. Que fue profetizada. En el tercero secreto de Fátima. En el tercer secreto de Fátima. Un grande uomo, un gran hombre. I confratelli mi capiscono. Mis hermanos me comprenden. Più di tutti voi. Más que nadie de ustedes. Non puoi dire. Non puede decir. Che Gesù Cristo è un grande uomo. Es un gran hombre. Come lo è stato Napoleone. Come lo fue Napoleón. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Marx. Marx. Che Guevara. Che Guevara. Gesù Cristo non è un gran. Gesù Cristo non è un gran hombre. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. È la seconda persona della Santissima Trinità. È Dio come il Padre. Dio come il Padre. Le teologie della liberazione, hanno portato alla negazione, di questa identità umana e divina di Gesù Cristo. Che si dice teandrica. Teandrica. Cioè Dio è uomo. Quando io studiavo a Roma la Gregoriana, il nostro professore di teologia, che era mezzo mezzo, che era medio medio, un po' di qui, un poco di là, e un po' di qui, un poco di là. Come tanti preti, con molti sacerdoti, fammi fuori.
scalano su tutto e capiscono che la situazione è difficile. Comprendono che la situazione è difficile. E allora se parlano ai progressisti, diventano progressisti. Si convierte in progressista. Se parlano ai lefebriani, diventano tradizionalisti. Si convierte in tradizionalisti. E come un sacerdote che io conosco in Italia, un sacerdote che io conosco in Italia, che celebra la messa, celebra la messa, e per non urtare nessuno, per non urtare nadie, e per non avere problemi, per non tenere problemi, dice così. Dice sì. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio. In unione con due ponti. Appunto. Il nostro Papa Francesco. E il nostro Papa Emerito Benedetto. Così li dice tutti e due? Sì, dice, non si sa mai. Non si sa. Uno dei due deve essere Papa. Uno dello due e così uno non ha problemi, dice sì. Sì, io non ho un problema. Un altro ancora. Otro. Dice così. Dice sì. Ti offro, Signore, questo sacrificio. Signore, questo sacrificio. Con il Papa. Con il Papa. E poi anziché dire il nome. E invece di dire il nome. Dice. Dice. Tanto tu sai chi è. Tanto tu sai chi è. Ci sono i preti che vogliono salvarsi la pelle. Salvarsi la pelle. È qualcosa di orrendo da vedere. È molto orribile. Anche in questo tempo di pandemia. In questo tempo è qualcosa di, sgradevole. Algo di sgradabile. Mentre ci sono laici che danno la vita. Mentre sei laico che danno la vita. In Italia hanno trovato morto. In Italia hanno incontrato morto. Un medico molto noto. Un medico molto conosciuto. Ha creato una situazione di grande dolore tra gli italiani. Ha creato una situazione di molto dolore. Il dottore Giuseppe José de Donno. José de Donno. Lui aveva trovato una. L'aveva incontrato? Una. Come si chiama? Una terapia. Una terapia? Non costosa. Non cara. Per curare. Per curare. Dal coronavirus. Per curare il coronavirus. E a quanto pare. E quanto pare sì. Le grandi case farmaceutiche. Le grandi case farmaceutiche. L'hanno perseguitato. È stato trovato morto impiccato. L'hanno incontrato morto col gallo. È una notizia che ho saputo. È una notizia che ho saputo. Che mi ha riempito di grande dolore. Che mi ha chiamato un giorno. È un martire. È un martire. Ma lui è laico. E i preti, i sacerdoti che devono difendere il gregge. Dove sono? Difendere... Dove stanno? Qualche volta mi domandano. Alguna vez ne Domenutella non hai paura. Intera, ma non che non ho paura, non è che non tenga miedo. Sono loro che devono aver paura di me, perché loro vengono nel nome di Satana e io vengo nel nome della Santa Vergine. Vediamo chi è più forte, Satana o la Santa Vergine. Mi pare che Dio ha detto che le schiaccerà il capo. Allora io non ho paura e i preti non devono aver paura, devono venire fuori. Questo è il tempo degli apostoli come Paolo, che andava dappertutto, perseguitato da chiunque, per annunziare a tutti nuovamente che Gesù Cristo è l'unico Salvatore. Che gioia che si prova, che gioia, che allegria, anche se poi sai che puoi rischiare la vita, ma che gioia che si trova. Il martirio non è una disgrazia. Il martirio non è una disgrazia. È una grazia. È una grazia. Che Dio non dà a tutti. Che Dio non dà a tutti. Volete la prova? Chiede la prova. San Francesco d'Assisi. San Francisco d'Assisi. Desiderava il martirio. Desiderava il martirio. I santi sono un po' matti, Lo santo sono un po' paloco. Cioè, d'accordo? State d'accordo? Un po' matti sono i santi. Un po' paloco. Allora lui. Entonces, siccome dicono. Che è andato a dialogare col sultano d'Egitto. A conversare con il sultano d'Egitto. Ma quale dialogo è dialogo? Qual dialogo? Qual dialogo? Come se San Francesco d'Assisi avesse studiato Carlaner e Jorge Mario Bergoglio. Come se San Francesco avesse studiato Carlaner. San Francesco d'Assisi, come si legge nei suoi testi della sua vita. È andato dal sultano d'Egitto per annunziare. Per annunziare Gesù Cristo. Gesù Cristo. E i frati. Los, i primi frati che stavano qui gli dicevano Francesco, Francisco, ma se tu vai lì se tu sei, nella tana del lupo, come si dice in italiano, quella del lupo, e il sultano ti ucciderà, il sultano ti matterà, ed è questo che io desidero, è questo che io desidero, è il dono più grande che ho chiesto, il dono più grande che io ho pedito a Dio, voglio versare sangue per Gesù Cristo. Per Gesù Cristo. Francesco è andato dal sultano.
Ma il sultano quasi quasi si convertiva. Quasi si convertiva. E Francesco non è morto martire. E Francesco non muore martire. Quando lui è tornato. E quando lui è preso, diceva. Dicia. Dio non mi ha fatto la grazia del martirio. E non mi dio la grazia del martirio. Perché noi siamo troppo attaccati alla terra. E noi siamo muy attaccati alla terra. Al vento. Sono come la troppo attaccati alla vita terrena. Sono muy attaccati alla vita terrena. Demasiado. Perché peggio soprattutto noi preghiamo. Perché noi non siamo sacerdoti consagrados che dovremmo far profumo di cielo, dovremmo olere il profumo del cielo, non di terra, non di terra. Padre Pio, Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, San Pio da Pietrelcina, si racconta, lo spenta, negli anni 50, novecento, quando i missionari, quando lo missionero francescani, francescano, andavano in Africa, iban in Africa e si sentiva notizia che qualcuno di loro era stato ucciso, era morto martire. Era morto martire. Quando Padre Pio lo veniva a sapere, quando Padre Pio llegava a saberlo, piangeva. Llorava. Lui non si è mai mosso, come sapete, era stato mai rotondo. È rimasto sempre lì. Si quedò sempre lì. Lo vedevano piangere. Lo vedevano llorare sempre. Padre Pio piangeva tanto. Padre Pio llorava molto. Aveva il dono delle lacrime. E chi è il dono del dono dello Spirito Santo. E il dono dello Spirito Santo. E allora i frati pensavano che lui piangesse, e llorava, perché era morto quel frate, suo confratello, così. Il frate e suo hermano. E Padre Pio rispondeva. Padre Pio rispondeva. No, fratello. Hermano mio, non piango. Io non lloro perché il frate è morto. Perché il frate è morto martire. Piango. Lloro perché a me, perché a me Gesù mi ha dato tanti doni. Ne ha molto stimate, stima e tanti altri doni, molti altri doni. Non mi ha voluto fare il dono del martirio, non mi ha chiesto dare il dono del sangue martirio, Gesù, derramare il sangue per Gesù. I frati rimanevano, i loro frati si quedavano scioccati, preoccupati, non lo capivano, non comprendevano. Un terzo esempio voglio portare, un terzo esempio. San Pio X. Quando era papa, un giorno ha consacrato dei vescovi della Basilica di San Pietro, che dovevano andare missionari in Cina. Dopo la messa di consacrazione, li ha invitati nei suoi appartamenti, il papa, per offrire loro un rinfresco, non so come si dice, un momento di fraternità. E mentre parlavano, il Papa Pio X si è fermato, si è detto, è diventato serio, si è posto serio e ha detto, e dico, cari confratelli dell'Episcopato, queridos hijos de, hermanos dell'Episcopato, hermanos en el Episcopado, e ha cominciato a piangere, come se era, e i vescovi appena consacrati lo hanno guardato, i loro obispos sono imbarazzati, preoccupato. E lui, il Papa, ha aggiunto, noi perché allora il Papa usava il noi, e noi allora il Papa utilizzava noi vediamo, vedemos che molti di voi e molti di ustedes moriranno martiri, e piangiamo e lloramos perché a noi, perché questa grazia non è stata concessa. Non si è concedito. Molti di quei vescovi e molti di questi sono veramente morti martiri. Morirono martiri. Quando un prete, quando un sacerdote santo Giovanni Bredev è andato a predicare alle tribù indiane dell'America del Nord, alla tribù indiana dell'America del Nord, quando poi l'hanno condannato a morte, lui ha detto così, e dico così, grazie Signore, quello che ti avevo chiesto, che ti avevo pedito, quando ero seminarista, di versare il sangue per te, derramare il sangue per te, mi viene concesso. Mi siccome ho parlato solo di maschi, perché forse può sembrare che la donna sia un atto virile, come se il martirio fosse solo paroli, voglio citarvi le suore carmelitane, la suora e monja carmelitana di Compiègne. In Francia. In Francia, durante la rivoluzione francese, che fanno passare per l'illuminazione della nuova era, furono condannate a morte alla ghigliottina.
E mentre andavano a morire, e mentre si iban a morir, cantavano il Veni Creato, cantavano il Veni Creato, gioiose come spose, allegre come spose, e incontro allo sposo. E incontro sposo. Dove sono oggi i preti? Dove stanno ora i sacerdoti? Che annunciano in questo mondo sparito Gesù Cristo. La falsa chiesa, imbevuta di falsa teologia, della falsa teologia, dice che Gesù Cristo non è Dio. Dice che Gesù Cristo non è Dio. Dove sono i preti? Dove stanno i sacerdoti? Che escono dalle canoniche, che salen dalle canoniche, dalle sacristie, della sacristia, e gridano. Che grida ai fedeli di tutto il mondo, tutto Gesù Cristo è l'unico Salvatore. È l'unico Salvatore, e se muori martire è una grazia, è una grazia. Anche perché, perché generalmente il martirio il Signore non lo concede ai temperamenti forti e non lo concede al temperamento forte, ma a quelli più fragili, a quelli che hanno più paura, perché si manifesti nell'opera sua, come dice San Paolo, quando sono debole e allora che sono forte. Ora che sono forte. E l'altro danno, l'ultimo che voglio citarvi, che le teologie della liberazione, la teologia della liberazione, e anche il modernismo, e anche il modernismo teologico d'Europa, e non solo Gesù Cristo non è non Dio, Gesù Cristo non è Dio, è soltanto un grande uomo, è solo un gran uomo, che non è l'unico Salvatore, che non è l'unico Salvatore, è uno. Nessuno fra i salvatori dell'umanità. Entre lo salvatore dell'umanità. Avete capito come è stato sostenuto il bagaglio della fede? Questa non è più la Chiesa Cattolica. E infatti è cambiata da un falso Papa. In realtà è arrivato del falso Papa. Forse che Gesù ci ha ingannato quando ha detto che le porte dell'inferno e la porta dell'inferno non prevalecerà. No, non ci ha ingannato. Non si ingannato. La Chiesa Cattolica non si resistere. C'è il Papa. E c'è l'antipapa. Il falso Papa. C'è la Chiesa, la Chiesa Cattolica, e c'è la falsa Chiesa. Il vero Papa è Benedetto XVI. Il cardinale Bergoglio è antipapa, perché è stato eletto, come io dimostro nel mio libro, invalidamente. Lui guida non la Chiesa Cattolica, ma la falsa Chiesa, quella di cui parla il terzo segreto di Fatima, la Chiesa di Satana. La Chiesa dell'Anticristo, dove infatti è stata piazzata Pachamama. Pachamama è stata piazzata nell'ottobre del 2019 a Roma. Pachamama fu arrivata in ottobre. Nell'ottobre? Nell'ottobre del 2019. Nei Giardini Vaticani. A Roma. A Roma. Da quel momento, come avete visto, da quel momento che ho visto, è entrata nel tempo dei castighi. Entrò nel tempo del castigo. Io non voglio spaventarvi, naturalmente. Io non voglio, anzi, mi sembra che la mia predicazione oggi, predicazione oggi, serva a darvi il coraggio e fiducia. Per darvi coraggio. Ma anche devo dirvi, siamo entrati nel tempo dei castighi. Non entriamo nel tempo del castigo. È il tempo dello scontro finale. Nel tempo e allora chi ci aiuterà? Ora chi non si aiuterà? Chi ci potrà aiutare? Chi non potrà aiutare? Dove troveremo la soluzione? Dove incontreremo la soluzione? La soluzione ci è stata data. La soluzione sono Dio. Si chiama? Si chiama? Maria. 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 La Madonna. La Vergine. E la nostra salvezza. La nostra salvezza. Non preoccupatevi. Non si preoccupi. Se io dico la Madonna è la nostra salvezza. Se io dico la Vergine è la nostra salvezza. Spieghiamo un po' di teologia. Mi spieghi un po' di teologia. Lo so che Gesù Cristo è il Salvatore. Lo so che Gesù Cristo è il Salvatore. Ma quando noi diciamo che la Madonna è la nostra salvezza, la Vergine è la nostra salvezza. Noi stiamo seguendo la Bibbia. Solo stiamo seguendo Apocalisse la 12. Apocalisse 12. Nel cielo appare un segno grazioso. Una donna vestita di sole. Una mujer vestida de sol. Con la luna sotto i suoi piedi. Con la luna a sus pies. E sul suo capo una corona di 12 steli. La cabeza una corona di 12 steli. Pieno steli. E la Chiesa, certamente. E quello che i teologi come Laurentin, Lagrange e altri chiamano il nuovo Israele. Il nuovo Israele. Ma è Maria. Però è Maria. Vestita di sole. Vestita di sole. Cioè ripiena di Dio. Piena di Dio. Perché lei, la Madonna, in questi tempi, in questo è particolarmente presente con noi. È particolarmente presente con noi. Particolarmente.
particolarmente. Quando una mamma, quando una mamma ha il bambino che sta male, sta, tiene un io che sta male. Te sei stata, sei mamma. Usted mamma. Una mamma si annulla. Una mamma si. Si annienta. Si elimina. Vero? Quando il bambino sta male. Quando il mio sta male. Hai una febbre. Tiene una fiera. Va bene. Sta bene. Ma c'è qualcosa di più grosso. Si è salvo del tumore. Mi è capitato di vedere. Se tu vedo un bambino. Se un niño. Che aveva un tumore al cervello. Che tiene un tumore nella cabeza. La mamma. La mamma. Stava tutto il tempo lì. Stava tutto il tempo con me. Non poteva lasciarlo solo. Non poteva lasciarlo perché solo. La mamma. Perché la mamma. È fatta. E se c'è per proteggere il bambino. Per proteggere il niño. E anche se il figlio poi cresce. Anche se il niño cresce. Questo istinto protettivo. Rimane. Tanto che a volte nascono dei contrasti muchas veces puede ser tra la mamma, la mamma e la moglie e la sposa. Ora la Madonna, ora la Virgen ci vede, os ve dal cielo, desde el cielo, che noi siamo così impauriti, nosotros somos así miedosos, che è iniziato il tempo dei castighi, che è iniziato il tempo del castigo, che c'è la pandemia, che è la pandemia, che tutti dobbiamo vaccinarci, e tutto dobbiamo vaccinare, e se uno liberamente decide di non farlo, se uno liberamente decide di non farlo per un motivo personale, viene separato, ci saranno forse i campi di concentramento, avrà il campo di concentramento, torneremo alle camere a gas, regresseremo a questa è di oggi è definita la società dell'inclusione. Usano molto la parola inclusione. Poi riconosciuti come la società. Tutti devono essere inclusi. A patto che fai quel che dicono loro. A ciò di che io dico. Satana è forte. Satana è forte. Le famiglie si dividono. Le famiglie si dividono. I giovani sono smarriti. I preti non si sa dove sono. Il sacerdote non sa. C'è una falsa chiesa che governa. Una falsa chiesa che governa. Allora la Madonna, entonces, la vita, vestita di sole, vestita di sole, ripiena di Dio, ripiena di Dio, è con noi, sta con noi, e viene a portare Dio, e viene a llevarnos Dios nella torre di Babel, nella torre di Babel, è qualcosa di meraviglioso, è alcune cose meravigliose, perché la mamma è mamma, perché la mamma è mamma, in tutto il mondo, in tutto il mondo, e quindi io penso che dobbiamo sentirci incoraggiati, dobbiamo sentirci incoraggiati, fate bene attenzione, sto per concludere. Se anche la predica è un po' lunga, se che la predicazione è un po' lunga, non è che domani sono di nuovo qui. Non è che domani sono qui. Spero di tornare. E penso di regressare. Ma non so quando. E non so quando. Allora permettetemi di aggiungere una cosa. Memorizzate questo. Vestita di sole. Vestita di sole. La pace mamma. La pace mamma. È un idolo. È un idolo. Pagano. Pagano. Appartiene alle culture indigene. Alle culture indigene. A macchia di leopardo si dice qua e là, ora qui, qua e là, in America Latina. In America Latina. Questa Pachamama, questa Pachamama è la Dea Madre. È la madre terra. È incinta. Sta in stato. Si vede proprio il feto, il bambino. Si vede, quel bambino, quel bambino lì, ese niño lì, è l'anticristo. È l'anticristo. Perché come c'è un anticristo, un antichiesa, un antivangelo, anche un'antiliturgia, per forza di cose, come Maria, madre di Cristo, ci ha portato Gesù, così deve esserci l'antimaria che è Maria Cristo. Ecco perché vergoglio la piazza di Vaticano. Io penso che vergoglio. Che vuole la facciamo Vaticano. Io mi stupisco. Io mi sorprendo. Che i preti non abbiano. Se non mi parlato così in Messico. Un prete in diretta ha dato fuoco alla statua di Pachamama. Io fuoco alla statua di Pachamama. Dovevamo farlo tutti. Lo teniamo qui se tutti. Pachamama. Pachamama. È nuda. Sta nuda. Perché non porta nulla. Perché non lleva nada. Dal mondo di Dio. Del mondo di Dio. Invece Maria, è vestita di sole, sta vestita di sole perché porta Dio, perché lleva Dio. Anche Pachamama è incinta, anche Pachamama è imbarazzata, ma la Madonna, però la Virgen di Guadalupe, Guadalupe, che è la vera antagonista di Pachamama, la vera antagonista della Pachamama, regna imperatrice d'America, regna imperatrice d'America, è incinta pure lei, sta incinta di lei. La fascia. La faccia sta abbastanza alta sulla vista, lui alta e gli studiosi hanno detto che studiosi l'immagine della Virgen che è l'immagine della Virgen che è incinta,
estensita. E sono stati fatti degli studi sull'Africa. È venuta fuori una musica, una melodia. Visto che è molto bella. Ecco, Maria è l'antipaciamama. Oggi si tratta di scegliere il figlio di Dio. E il mondo è in mano a Satana. Il mondo sta in mano di Satana. E Satana comanda. Satana comanda. E tutti respirano i diavoli. In questa società. Allora noi dobbiamo avere un altro respiro. Il respiro Maria. Il respiro di Maria. Quando preghiamo il rosario, Dio ste salve Maria, Dio ste salve Maria. Dicono che è monotono il rosario. Ma dicono i santi che non c'è preghiera più della vita di Dio. La Madonna è stata passa col rosario tra le mani e nell'arma tra il rosario. Pregate il rosario, soprattutto in famiglia. I sacerdoti tornino a pregare la corona dell'impero. Le suore si consumino le dita a dire il rosario, anche davanti a Gesù Eucaristia. Delante di Gesù Eucaristia. E questo salverà il mondo. Perché il rosario è il respiro mariano in noi. Che serve da vaccino, serve come vacuna contro il virus di Satana, il quale vuole attaccare la donna, perché chiede attaccare la mujer. Perché Giovanni dice che poi vedrà un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, con 7 cabezas, e sulla testa 7 diademi, e sulla la cabeza 7 diademi. Perché Giovanni vede il drago rosso incoronato così tante volte? Perché il diavolo vuol far credere che è forte. Questo è il suo obiettivo. Ma quando trova un'anima che è illuminata dalla donna vestita di sole, il diavolo scappa via. Guardate che il diavolo è così. È molto vigliacco. Per questo può far credere che è forte, perché sa sperimentandolo che dinanzi a Gesù e Maria, diventa molto debole. È molto debole. E l'enorme drago rosso attacca la donna vestita di sole. Dice Giovanni: si pose davanti alla donna, la stessa. E allora la donna, dice Giovanni, dopo aver parturato il figlio maschio, che è il Messia, fugge nel deserto, dove Dio le dà un rifugio. Ed è quest'ultima cosa che vorrei dire. Non so se qui da voi accade, ma già in Italia emerge con molta chiarezza, al di là della posizione cristiana, che chi non vuole vaccinarsi e non chiede vaccinarsi e chi non vuole lasciarsi spaventare da questa situazione verrà messo da parte, se le marginerà. La domanda è: che faremo? La pregunta è: faremo, come risolveremo questo momento? C'è un rifugio. Hai un rifugio. Qualche tempo fa ci si domandava se dovesse essere un rifugio concreto, sottoterra, compriamo il cielo, compriamo l'acqua, compriamo. È questo? Non lo so, può darsi, ma non mi preoccupa più di tanto. Perché so che Dio provvede a tutto. Perché sai che Dio provvede a tutto. Ma io invece vi dico che è un altro vero rifugio, ed è il cuore immacolato di Maria. Nel cuore immacolato di Maria siamo salvi. La Madonna si prenderà cura di noi, ci salverà, saremo protetti. Nulla potrà, né l'anticristo, né la falsa chiesa, e neppure tutti i potenti del mondo messi insieme. Perché, come ha detto la Madonna nel Magnificat, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ed allora, figlioli miei, di Colombia, e quanti mi seguite in Italia, avrete notato, soprattutto in Italia, che nell'avanzamento dell'impostura anticristica, la missione di Don Minutella si amplia. La missione di Don Minutella si amplia. Hanno di pari passo.
vanno al quale passo, più aumenta quella, più massimo aumenta, aumenta questa, massimo aumenta questa. Ci sarà da divertirsi e sarà per divertirsi. Vedremo. Quando Napoleone, andò a fare la battaglia a Waterloo, quando fu a fare la battaglia a Waterloo, disse ai suoi, allo suo, questa sera, questa notte ceneremo, brindando la vittoria, brindando la vittoria. Ha attaccato guerra, iniziò la guerra, e alle sue spalle, inaspettatamente è arrivato Wellington, e arrivò Wellington, il generale inglese. Generale inglese. E Napoleone ha perso, e Napoleone perdeva, è finito l'impero napoleonico, terminò l'impero, e andava in esilio, eppure lui si sentiva il padrone del mondo, e aún así si sentiva così. Andrà, ci sarà una Waterloo per la falsa chiesa, ci sarà sì una Waterloo per la falsa chiesa, una Waterloo per questi potenti del mondo, che stanno creando il nuovo ordine mondiale. Come ho detto all'inizio, non stanno realizzando i loro progetti, non stanno realizzando il progetto, loro stanno realizzando, il progetto di Dio. E alla fine, il cuore immacolato di Dio trionferà. Mosè ha liberato gli ebrei, liberò dall'Egitto, Israele, e li ha fatti passare attraverso il Mar Rosso. Dopo Benedetto XVI ci sarà il grande prelato, come la Madonna del Quito in Ecuador. La Madonna del buon successo. La Vergine del buon successo. Ci sarà il grande prelato. Avrà il grande prelato. Che dovrà guidare i veri cattolici di tutto il mondo. Cattolico di tutto il mondo. Sarà indomito. Sarà indomabile. Coraggioso. Coraggioso. Dice la Madonna. Dice la Vergine. Sarà come un altro Cristo. Sarà come altro Cristo. E tuttavia. Il grande prelato. Il gran prelato. Non farà che dire. No, dirà. Dappertutto. Dirà, raggiungendo i cattolici di tutto il mondo, llegando a vari cattolici del mondo, la nostra guida è Maria, la nostra guida è Maria, e con lei che attraversiamo questo Mar Rosso, con lei attraverseremo il Mar Rosso, possiamo già cantare il cantico della vittoria, potremo già cantare il cantico, mia forza e mio canto è il Signore, il mio canto è la vittoria del Signore. E una volta mi è stato chiesto, una vez se mi è chiesto, padre, padre, tu hai detto, che il grande prelato, opererà dopo Benedetto XVI, opererà dopo Benedetto XVI, per portare a tutti i cattolici, del mondo, una parola di sostegno, di incoraggiamento, e di forza, per andare avanti. Maria, e questo è il compito di San Pietro, del Papa, incoraggiare i fedeli, confermarli, no? Allora questa persona molto razionalmente mi ha chiesto due cose. Primo, padre, come farà a viaggiare in tutto il mondo? Se poi ci sono questi controlli che c'è in Italia, metteranno il Green Pass, che è un documento che dice che se sei vaccinato puoi viaggiare, non puoi più viaggiare. Non puoi più viaggiare. Come farà il grande prelato? Come farà il gran prelato? La risposta che io ho dato era questa. La risposta che io dissi è stata quella che l'arcangelo Gabriele ha dato a Maria. Nell'annunciazione. A Dio. A Dios. Nulla è impossibile. Nada es imposible. Nonostante tutto. Soprattutto. La missione del grande prelato. La missione del gran prelato. Che si dovrà svolgere. Che si dovrà realizzare. Nel tempo dell'anticristo. Nel tempo dell'anticristo. Non sarà impedita. Non sarà impedita, perché Dio permetterà, che il grande prelato, riesca a svolgere il suo mandato nonostante il mondo sia in fiamme, a pesar che il mondo stia in fiamme. E lui, il grande prelato, in maniera coraggiosa andrà in giro per tutte queste realtà cattoliche, quelle vere, quelle che sono rimaste con Papa Benedetto XVI, per dire coraggio. Dio è con noi, la Madonna ci accompagna, la vittoria la è assicurata. Amen.